Pochi minuti al via del secondo trofeo Città 10 Catena, siamo con la prima batteria in diretta dalla pagina dell'Axi Ciclismo di Catania. Il trofeo di Città 10 Catena sta per partire. Siamo con i nostri ospiti, vediamo la voce live prima della partenza. Un po' di attesa, ma stiamo per partire. La voce a caldo. Siamo un po' in tensione perché non si è capito ancora se bisogna fare una batteria o due. Sembra confermata per due batterie. Sembra confermato ormai per due batterie, quindi prima la prima batteria over e poi gli under attendono il turno. Sono quasi le 16:30 e stiamo per partire. Il percorso è molto tecnico, ci sono curve abbastanza pericolose, c'è anche un po' di sabbia, quindi bisogna comunque stare attenti. Niente, siamo qua. Che vinca il più forte. Ovviamente in bocca al lupo, sarete tutta la giornata in diretta, sia alla prima batteria sia alla seconda, ci vedremo poi con i migliori e con i vincitori. In bocca al lupo. Aspetta, non è... Ok, ci siamo. Poi fateci sapere, buon pomeriggio a tutti, se il collegamento audio con tutti i volumi state sentendo anche abbastanza bene. Abbiamo fatto già un'apertura di diretta, siamo qui già pronti per la prima batteria, trofeo AC Catena. Stanno facendo l'appello, naturalmente, e siamo quasi pronti per questo primo start. Ricordiamo che verranno confermate due batterie, quindi noi stiamo sempre davanti. Luca, ringraziamo anche Luca Faia che gentilmente si sta offrendo anche da autista per consentirci anche di poter seguire quella che è la corsa. Non troppo lontano, Luca, così cerchiamo anche un po' di fare vedere anche questo. Eccolo qua, sì. Ecco qui, siamo partiti. Considerate che ancora è il giro di riscaldamento. Ringraziamo quella che è il coordinamento provinciale Axi Ciclismo di Catania che ci sta dando la possibilità di poter commentare la corsa. Qui oggi, infatti, la redazione Tandem Sport sta facendo la sua prima uscita ufficiale. Luca, tu che sei qua autista, cercheremo di farvi seguire tutta la manifestazione finché poi arriveremo alle premiazioni con immagini quanto più stabili possibili. Considerate che siamo anche in pieno centro storico qui ad AC Catena, quindi un circuito assolutamente impegnativo, tosto.
ancora siamo al giro, diciamo, di riscaldamento. Ecco che siamo allo scoccare già del primo giro, stiamo facendo già il primo passaggio, naturalmente. Luca, dobbiamo cercare di starci anche un po' più vicino, che sennò così non riusciamo a prendere la corsa, perché tu considera che anche se c'è la moto della giuria, noi dobbiamo cercare di fare vedere un po' più da vicino quello che sono i movimenti. La corsa comunque è già iniziata, ecco qui il giudice di gara che ci ha passato, ecco che già i corridori stanno facendo il primo giro. Luchetto, tu meno scaffe prendi, è meglio per noi. Sì, ti sei allontanato anche un po' troppo, quindi cerchiamo di prendere anche un ritmo più... Luca, sì, devi rallentare un po', sennò gli amici che ci stanno seguendo non riusciranno niente a vedere niente, quindi cerco un poco di... ecco. Non troppo Luca, ecco così. Sì. Ecco, cerca di mantenere sempre questa distanza, Luca, sì. Ora rallento un po', eccoli qua. Ecco già Gianluca che si porta nella prima posizione. Gianluca Pullano, ricordiamo che siamo nella batteria over 45 in questo momento. Salutiamo anche tutti coloro che si stanno collegando, stanno seguendo la corsa qui ad Aci Catena in questo splendido pomeriggio di sport, anche abbastanza caldo. Luca, tu che dici? Luca non lo sentite, ma è il mio compagno di viaggio, è qui che sta portando la Vespa. Un po' rallentato, ancora sono fase di studio, gruppo assolutamente compatto, ancora non c'è nessun tipo di tentativo. Ecco che adesso un corridore dell'Iron Bike Paternò si mette in testa, ma Gianluca proprio su questa salita prova sempre a rilanciare. Ecco che già un po' possiamo notare che c'è
piccolo distacco già che si sta formando. Con Gianluca Pullano prontissimo sempre davanti a fare l'andatura su tutti. Okay. Luca un po' più avanti, sì. 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 Anche se vuoi anche possiamo, ma così facciamo qualche giro anche un po'. Seguiamole anche un po' da dietro per far vedere anche quelle che sono le immagini. Però possiamo prendere anche quel gruppo se vuoi, Luca. Sì. Ok, andiamo dietro qui. Così ci alterniamo un po' anche con... Eccoci. In questo momento siamo, si può dire così, nel gruppetto degli inseguitori. Stiamo stazionando con questo gruppetto, ora tra qualche giro proveremo anche a riprendere la fuga. Ragazzi, ci proviamo a farvi vedere le immagini, ma capite bene che non è proprio facile stare anche in mezzo al gruppo. Nulla togliere che avete ragione, volete vedere bene anche da vicinissimo, ma è anche vero che i ragazzi non possiamo intracciarli più di tanto. Ancora diciamo fermi sul gruppo degli inseguitori, la fuga già si è abbastanza consolidata, è molto più avanti. Ecco che facciamo un altro passaggio sotto l'arrivo. Vediamo se Luca ci riesce a riportare in testa, quantomeno gli stiamo dietro, però cerchiamo di seguire anche la testa della corsa.
già c'è un bel. Proviamo, cerchiamo di provare a riprendere i ragazzi che sono già in testa. Già siamo anche abbastanza vicini. Come Luca? Sì. Eccoci che ci stiamo riavvicinando. Ok. Gianluca non lo vedo, quindi già credo che c'è stato anche un attacco decisivo. Luca, vediamo se riusciamo a spingere un po'. Com'è Luca? Aspettiamo un giro. Ah sì, magari sì, possiamo aspettarlo così. Se tu ti fermi qua, ecco, ora proviamo a metterci anche a bordo strada e riprendiamo anche la testa della corsa, che è la parte più importante, che naturalmente vogliamo vedere tutti. Ecco, qui ora vi offriamo sicuramente una prospettiva completamente diversa. Perfetto, vediamoci anche questo passaggio. Un saluto anche a Carmelo Occhione che ci lascia un bel messaggio in chat. Ragazzi, stiamo provando con tanto piacere a mettere in onda questa manifestazione ciclistica qui oggi pomeriggio ad Aci Catena, anche se vi diciamo proprio da addetti ai servizi non è veramente facile, assolutamente non è facile stare dietro a loro, anche perché poi c'è anche la stabilità del mezzo che dobbiamo stare anche un po' attenti, però ragazzi ci proviamo, ora cerchiamo di riprendere, ecco qui la moto della giuria, quindi attendete che ora c'è già il primo passaggio ufficiale ripreso anche da qui e cerchiamo Luca di poter stare con la testa della corsa, anche se ci stiamo dietro non ci fa niente, per non far perdere. Sì, è facile. E come Luca? Se non ci sono i doppiati. Ecco, se non ci sono i doppiati, giustamente. È molto difficile. Perché essendo che il circuito, come dire, è già. Ecco. Pullano in solitaria naturalmente sta andando, ecco Gianluca, ve lo mostriamo, ecco questa è la testa della corsa. Ok Luca, va bene. Ecco Gianluca, siamo riusciti a inquadrarlo.
Gianluca. Ok. Luca, se è possibile, gli dobbiamo stare alla sua destra, non alla sua sinistra, perché mi viene molto più semplice anche poter stargli ad inquadratura centrata. Ecco, Gianluca veramente sta andando fortissimo, già si può dire che quasi inquantificabile il tempo che in questo momento ha sul resto del gruppo. Gianluca quindi in questo momento pullano in solitaria. Eccoci con Gianluca nel rettilineo di arrivo. Così va benissimo, Luca, se vogliamo rimanere così va benissimo. Magari facciamo una cosa, ci fermiamo così inquadriamo tutto il gruppo che passa, così da darvi anche una quantificazione di quello che è il distacco. Gianluca è già andato via, aspettiamo gli altri. Secondo me, se usiamo questo sistema, Luca, siamo perfetti, perché così sì, guardiamo anche un po' tutta la corsa. Abbiamo le immagini su Gianluca che già ve li abbiamo mostrati. Ora è un po' difficile anche capire ora qui tra doppiati e non. Però acqua anche un po' troppa, devo dire, ne hanno lanciata. E vogliamo aspettare il gruppone, così anche per inquadrarlo, che sta salendo ora, credo, almeno un pezzo. Comunque devo dirti che già la gara si è molto spezzettata. E già io penso che sono degli ingredienti principali per dare dimostrazione di quanto sia tecnico anche questo circuito. Veloce, molto ma molto veloce. Qual è il tuo punto di vista, Luca? Magari faccio io di tramite per te per la diretta. Molto veloce. Una gara molto veloce. Sono poche salite, però la forza sì. È da padrona. Attenzione. Ok, passati questi magari. Sì. Ecco, stiamo un po' anche con questo gruppetto. Al prossimo giro ci fermiamo e riprendiamo Gianluca, la testa della corsa. Vediamo se nel frattempo cambia qualcosa, ma è difficile, credo, Luca. Tu cosa ne pensi anche un po'? È molto difficile. Ecco l'atleta Giustolisi. Ecco Giustolisi. Davide che ci ha dato l'onore in Sicilia. Sì. Qua, ragazzi, che gira a Malta. Sì. Cavallaro. Sì. Atleta molto. Ricordiamo perché ci sta seguendo, che li ringraziamo anche per la visualizzazione, per seguire in diretta. Questa è la prima batteria over, quindi ci sarà poi anche la seconda a seguire. Proprio a bordo strada dice cammino. Sì, perché proprio vi diamo anche il contributo di chi sta seguendo la corsa a bordo strada, perché veramente è veloce. Molto veloce. Gianluca qui può fare la sua grande differenza, ma già la sta facendo, direi. Abbiamo sì. Chi l'avrebbe mai detto, diretta Tandem Sport, questa è da ricordare, Luca, ovviamente un'amicizia bellissima, ecco, ma poi curve veramente uno spettacolo, eh? Sì, mi riallaccio. Sì. Molto forte, Lucciolazza. Bravi tutti, non è facile. No, ragazzi. Non è facile. È andata fuori una cosa. Sì, sì, sì. È un'altra cosa. Sì. Ora chiedo a Luca gentilmente, ci fermiamo così riprendiamo anche Gianluca Pullano. Attendiamo. Forza con Pullano. Ormai sempre più in solitaria, sempre più in solitaria. Anche se
da colpo, secondo me. Ecco l'arrivo di Gianluca. Ok, c'è Carmelo Occhione, Luca, che ci chiede, dici, dove si trova mio fratello? Ale, lo inquadri. Allora, Carmelo, non è Alessandro che sta facendo la diretta, ma la redazione Tandem Sport, che qui oggi si trova per la messa in onda del circuito. Che ti parla è Riccardo Limoli. Eccoci di nuovo in compagnia con Gianluca Pullano. Sì. Per questa che è la sua, una sua grande prestazione, perché veramente ha creato il vuoto dietro di sé. Abbiamo visto Mario Spampinato che si sta preparando naturalmente per la seconda batteria. Gianluca, un missile, Luca, veramente. È quasi difficile stargli dietro. Devo dirti che atleta straordinario. Che ricordiamo che proprio si prende anche il traghetto per venire a prendere parte alle manifestazioni, quindi tanto di cappello a Gianluca. Se non è questa passione, Luca, io non lo so cos'altro sia. Io ho sempre avuto nulla con gli amatori, non si scherza mica, perché qua proprio Peppe di prima al ritiro. Ok, Luca mi dice questo, non abbiamo purtroppo conferma, però l'hai visto fermo, quindi sicuramente c'è un ritiro. Possiamo darvi questa comunicazione per più di prima. Problema, diciamo, ipotizziamo un problema. Ipotizziamo un problema. Continuiamo a seguire la corsa, non c'è bisogno che in questo giro ci fermiamo, così da stare anche un po' insieme a questo gruppetto di doppiati. Ricordiamo, Gianluca è lì avanti, che sì, ormai Gianluca si può dire che l'ha messa in cassaforte, eh? Si guardano, studiano. Sì. Ricordiamo per tutti coloro che ci stanno. Verso la redazione Tandem Sport, presente per questo secondo trofeo appunto al Cicatena. Siamo in compagnia del vicepresidente dell'ASD Privitera Bike, Luca Faia, oggi in veste di autista. Ecco che ci tuffiamo nuovamente nell'ultima curva d'arrivo. Proviamo a riprendere a Gianluca. Vediamo di capire anche quanti giri al termine. Termina circa 47 km. 40, siamo salendo, ragazzi, stiamo salendo a 45, vi posso garantire che la velocità c'è. Ah, siamo 7 giri alla fine, 7 giri alla fine, ragazzi, ecco il cartello. Non è facile, ragazzi. Non è facile, no. Vai, no. Sabbo! Sì. Allora, da primo occhio, proprio qui da addetto al servizio, l'organizzazione c'è, Luca? Devo dirti che le strade sono tutte presidiate. Sì, complimenti al commissario Alessandro, certo. Ringraziamo appunto nuovamente, approfittiamo per salutare Alessandro Di Stefano, che ha curato
l'organizzazione insieme alla Cereale Cycling di questa manifestazione. Sicuramente sì, è abbastanza difficile. Sì, Luca, non so se lo sentite, ma sta appunto dicendo che è un circuito cittadino dove c'è basolato, insomma, non si scherza qui, eh. Però devo dirti che i presidi nelle traverse sono assolutamente perfetti. Sicuramente più tardi avremo ai nostri microfoni contributi audio da parte dell'amministrazione comunale. Vedremo anche di poter intervistare il comandante della polizia locale. Nuovamente qui insieme a Gianluca Pullano, che Gianluca adesso sta respirando un po', sta cercando anche un po' di respirare. Non è facile. No. Sempre di prima si è ritirato. Sì. Molto. Ancora sì. La seconda batteria, ci sono sì. I ragazzi, perché ancora si fa ancora più forte. Sei giri al termine, siamo arrivati a sei giri al termine. Luca ti lascia. Sì. Lascia la compagnia. Proviamo a capire qui chi c'è, vedo Sebastiano Di Grazia, però qui io gioco un po' in casa. C'è anche la Pro Bike presente quest'oggi, la Cereal Trasporti, la Privitera Bike, ma tantissime le squadre comunque oggi presenti, scusate. Proviamo a riprendere anche un po' Gianluca, però è qui davanti a noi, proprio davanti a questo gruppetto per lui di doppiati. Poi c'è anche, poi c'è anche una cosa, Luca, che vorrei dire, che la temperatura oggi non si scherza, quindi ma se non siamo lì proprio siamo 35, quindi devo dirvi che veramente complimenti a tutti i ragazzi. Allora, la corsa è iniziata un po' in ritardo, quindi un po' ci sta, questa ora di ritardo serve anche per abbassare un po' la temperatura, perché noi siamo già arrivati alle 2 qui e proprio si moriva. Sono circa 36 gradi. Sì, sì. La gara si fa ancora più dura. Quindi tanto di cappello a questa passione che manifestano poi tutti questi ragazzi. Sì, sì, sì. Allora, proviamo a riprendere. Attenzione. Tu dici col motorino riusciamo. La squadra sta tirando un missile proprio. Sì. Considerate che in questo momento stiamo salendo quasi a... quindi e questo è un falso piano, non è una pianura questo rettilineo, per chi già l'ha fatta due anni fa è molto costante. Ok, 5 giri alla fine, di Gianluca Pullano. Ormai è bello raggiungere sì. Gianluca col festino. Sì. Anche perché dubito che ci potremmo andare dietro. E dubito che potremmo andarci dietro con la bici, Luca. Sì, la battuta proprio quella là che ci sta, eh. Certo. Guardate anche questa curva, anche la difficoltà di cambiare anche la spalla. Non è una meraviglia vedere appunto Gianluca Pullano qua davanti, corridore di altissima esperienza. Salutiamo anche l'ASD, cioè le trasporti, Gioventù Pacese, che è stata anche ai microfoni di Tandem Sport diverse volte, ed è sempre un piacere avere Gianluca qui inquadrato nelle immagini. Per questa diretta che sta venendo trasmessa nella pagina del coordinamento provinciale Arpisi Ciclismo, ricordiamo l'account 2001, è stato inserito proprio il numero 2001. A
Ah, salutiamo anche Francesco Mastroianni che ci saluta da Palagonia, ci stanno seguendo anche da Palagonia, Luca, eh? A qui però sono amici miei, ci sta, eh? Certo. Ci sta, salutiamo Luca. Salutiamo il capitano. Sì. Alessandro Romano che oggi non c'è, quattro giri alla fine, nel frattempo vediamo già, siamo a quattro giri dalla fine. Io penso che, sì, anche Alessandro sì, oggi ci avrebbe fatto piacere vederlo qui, ma non c'è, quindi... Godiamoci queste immagini tutte dedicate a Gianluca Pullano, ASD Celer Trasporti, Gioventù Pacese. Salutiamo ovviamente tutti i ragazzi della Celer Trasporti. Questa curva è uno spettacolo, veramente uno spettacolo da vedere, e Gianluca ci lascia già 30 metri in questa curva. È pazzesco. Intanto avevo chiesto, sì, ad Alessandro, la Vespa è 50 o 125? No, 125. Ah, forse che ce la facciamo. Infatti, siamo su un 125, riusciamo a stare dietro a questi ragazzi. Ecco anche qui un altro cambio di asfalto, si passa dal classico basolato dei centri storici a quello che è anche un asfalto. Gianluca che prende al volo anche quella che è una borraccia per dissetarsi. Queste sono immagini proprio che siamo riusciti a catturarli proprio sul momento. Luca, se vuoi possiamo anche fermarci in chiesa, fermarci ormai a vederci gli ultimi giri da fermo. Credo tre, vogliamo fare l'ultimo, poi facciamo l'ultimo in corsa, poi ci fermiamo anche qui sotto l'arco, sotto il pallone. Ecco, tre giri a termine. Siamo a tre. Riprendiamo Gianluca per questo ultimo giro, almeno per noi, poi ci fermeremo qualche per poterci, come dire, per non perderci quello che è anche il suo arrivo, questo trionfo assolutamente in solitaria, non c'è stata discussione, partita per nessuno. Gianluca proprio si è messo lì, ha tirato davanti, ha spronato anche il gruppo, poi da grande campione ha dato, come dire, del turbo e se n'è andato da solo, si è fatta tutta la corsa in solitaria, togliendo qualche giro proprio di formazione, ma poi è andato tutto da sé, è tutto da sé. Luca, non ti sento. Sì. Sì, vedremo poi anche dai cronometraggi quale media i ragazzi stanno comunque sostenendo durante tutto questo circuito, e siamo ancora agli over 45, chissà cosa ci riserverà la batteria con gli under 45. Ecco un altro. Ecco, questa volta la borraccia non l'ha voluta Gianluca. Bello, caratteristico anche questo centro storico, anche da un punto di vista del territorio. Luca, che ne pensi anche tu? Ok. Riguardiamoci quest'ultimo passaggio. Ora noi ci fermiamo per... Sì, ecco Gianluca. Ok, Luca al solito posto. Aspetta che ora scendo, puoi spegnere se vuoi Luca, eh? No, stanco, Riccardo. Sì, anche Luca si è anche stancato. Ok. Adesso voglio ridare anche la linea a Francesco, così riprende lui.
Devo dire, grande gara, Gianluca Bullano ha dominato in lungo e largo quella che è stata la prima batteria, quindi l'over, attendiamo ovviamente gli under tra pochissimo, sono le 17 in punto. Riccardo, intanto complimenti per la diretta, è stata veramente uno spettacolo, qual è la tua sensazione? Abbiamo volato, assolutamente volato, c'è una media pazzesca. Francesco, ti invito anche poi dopo, tra l'intervallo, se c'è un po' di tempo a disposizione, a vedere anche quelle che sono state le medie, perché veramente sti ragazzi, nonostante il caldo, ma stanno dando alla grande, Francesco. A tutta, dal primo giro, questo è un circuito veramente tecnico e direi che è stato un circuito dove la velocità l'ha fatta da padrona sia in discesa sia in salita, Riccardo, giusto? Tu che hai vissuto la gara a tu per tu, perché è stato un end to end tra lo scooter e la bicicletta. Sì, l'abbiamo poco fa detto, Gianluca proprio si è messo lì davanti, ha fatto un po' l'antatura anche al gruppo, ma poi appena lui ha voluto non c'è stata discussione con nessuno, proprio è partito e ha dominato letteralmente, Francesco, questa cosa. Tu l'avevi detto, a microfoni spenti avevi detto sicuramente Bullano in questa batteria la farà da padrona, ce l'abbiamo qui. Devo dire, il suono della campanella, assolutamente ultimo giro, ce lo prendiamo tutto. Gianluca incontrastato anche in questa gara qui ad Aci Catena, devo dire, Riccardo, c'era poco da... Prenderemo poi l'ultima, la parte finale, quindi quello che poi è il rush, l'ultima spinta. All'inizio ho visto una diretta fluida, l'ho vista sin dall'inizio, sin dalle prime battute, lo commentavo anche con Filippo, dicevo veramente siamo ad altissimi livelli, Riccardo, una regia che ha fatto i test durante la settimana. Stiamo continuando a crescere sulla pagina, quindi abbiamo più di 35 persone collegate, anche 38 in questo momento. Ultimo giro per loro. Ultimo giro anche per loro. Supporto sempre del presidente Vito Riggio, anche oggi presente a supportare la squadra, nonostante il caldo e l'afa. Siamo forse ai limiti della 40 gradi dovrebbero esserci. Adesso il compito più arduo di commentare l'arrivo di Gianluca. Vito, mettiti di dietro, mi raccomando. Sicuramente a braccia alzate, Gianluca. Il microfono è tuo, Francesco? Sì. Ci siamo. Ecco la moto, c'è la moto della giuria. Via Marco! Complimenti ovviamente anche all'organizzazione, ad Alessandro Di Stefano, per quelli che poi sono tutte le difficoltà che abbiamo riscontrato durante questa giornata. Doveva partire prima una batteria, poi due, poi avevano accorpato le batterie, però alla fine la prima batteria è qui, ce l'abbiamo, diretta e riprese live. Gianluca Bullano vince incontrastato anche oggi, il trofeo è suo. Inconfutabile, inconfondibile. Ora proviamo anche a beccarlo, anche se è difficile. Certo, Riccardo, lo beccheremo assolutamente, anche perché lo dobbiamo, una battuta a caldo. Abbiamo il piacere di questa prima diretta live, Tandem Sport, non solo da remoto, ma anche qui, end to end. Vai. Puoi commentare, non so che l'adrenalina no, è tutta l'adrenalina tua. È molto, ragazzi, non vi nascondo, perché con Luca abbiamo volato con quella Vespa. Luca, grazie anche a lui per il supporto, e ancora dobbiamo vivere tutta quella che è la batteria degli under. Sì, una gara molto veloce, ragazzi. Volata di gruppetto. Vito Riggio, se vuoi il supporto tecnico lo puoi dare anche tu, visto che siamo qui. Anche qui riprendiamo. Grande. Abbiamo preso in diretta anche una volata. E questo è il bello proprio della diretta. Sarà difficile. Sicuramente qualcuno ci sta guardando dagli smartphone anche da remoto, non c'era abituato ad avere una diretta ovviamente in questo stile. Sì, la Tandem Sport Live qui presente. Regia di Riccardo Limoli. Anche qui Riccardo, riprendiamola.
Noi alla fine ci sta la grinta del presidente Vitorreggio. Si va alle battute conclusive di quella che è la batteria degli over. Stremato, 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 stremato. Riccardo ha rischiato quasi un incidente. Più che rischiato, vabbè, ma Riccardo, tu ci sei abituato alla fine. Dobbiamo dire che questo è il bello della diretta, questo è il bello del live. Tandem Sport insieme all'Axi Ciclismo regionale di Catania. Certo, lo facciamo lì. Una battuta a caldo, lo commentavamo senza microfoni prima. Le immagini e le riprese sono un valore aggiunto o è solo una sensazione nostra? No, non è una vostra, solo una vostra sensazione, ma vi dirò di più che questo test secondo me è stato, l'avete superato in modo eccellente, sia per la grafica, sia per la qualità visiva, sia per la vostra conduzione. Siete stati bravi e vi aspetterò per la fondo e mezzo fondo. Dobbiamo lasciare perché abbiamo in diretta subito Gianluca Bullano. Gianluca, era doveroso ovviamente, tra tutte le mille telefonate che ci siamo fatti, finalmente Tandem è sbarcato anche qui in diretta e hai dominato letteralmente la gara, incontrastato dall'inizio alla fine, ovviamente un ritmo forsennato a mio avviso, però la voce al protagonista di questa giornata del secondo trofeo 10 Catena. Grazie per i complimenti, come sempre. Una gara durissima, sia per il percorso sia per il caldo. Oggi c'era un caldo impressionante. È stata dura anche per me oggi. Abbiamo detto, anche per chi doveva seguirti con lo scooter, sembravamo veramente, avevamo Ci siamo anche. presi un rimprovero di Gianluca e gli chiediamo E scusa. ora glielo facciamo dire, perché poi vi siete fermati un poco e avete Sì. fatto Non è facile, però scorrere. dai. Certo, tenere il passo anche con lo scooter è Io gli difficile. chiederei la media, Francesco. Che media abbiamo? Che media abbiamo, Gianluca, visto che siamo qui live? 36-37. Non è, nei circuiti tecnici è difficile, più difficile girare con uno scooter che in bici. Per questo vi siete trovati in difficoltà. Questa è una battuta che ovviamente ci sta, è più difficile, però voleva anche Riccardo seguire più vicino possibile perché magari i collegati, i follower da casa che stavano guardando la trasmissione oggi avevano l'opportunità di vedere un live per la prima volta ravvicinato perché è difficile trovare di solito in una gara ciclistica, soprattutto a circuito cittadino, una vicinanza di questo tipo. Sì, ma più che altro è prendere la mano all'inizio, poi avete preso le misure e giravate tranquilli. Quindi allora una tiratina d'orecchia da parte di Bullano e poi un complimento. Di solito siamo sempre noi a fare complimenti ed è giusto che sia così. Noi continueremo anche con la batteria non solo degli over ma anche quella dell'under per raccontare quello che è questo trofeo 10 Catena. Complimenti Gianluca ancora, ovviamente ti avremo domani in trasmissione, lo diciamo in diretta live perché era doveroso. I vincitori di ogni batteria ce li portiamo in trasmissione, quindi domani sera lo ritroveremo ai nostri microfoni. Grazie mille dei complimenti e ci vediamo domani. Grazie Gianluca. Continueremo sempre a dare voce a quello che è lo spettacolo del ciclismo. Due parole anche al giudice di gara, se ci sta, se ci sono state tutte cose a posto. Vai, 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 Francesco, sì. Allora, la prima batteria volge al termine e nel frattempo ci slacciamo il casco, ma no, possiamo parlare anche col casco stesso. Quali sono state le difficoltà, se ce ne sono state, oppure se è andato tutto liscio? Diciamo come difficoltà sinceramente non ci sono state, anche se il percorso era abbastanza tecnico. L'unica difficoltà che potrebbe per i ragazzi è il caldo. Il caldo sì, questo ha portato ad alcuni a ritirarsi e del resto si sono comportati bene a livello di legge, di giuria, diciamo. È tutto a posto. Ora vediamo per la seconda batteria e speriamo bene che finiamo questa bella giornata di sport così. Anche il vincitore l'ha detto, l'ha testimoniato, Gianluca Bullano proprio ha detto il caldo era il nemico principale di questa gara, ma è sotto gli occhi di tutti. Forse siamo intorno ai 38-39 gradi. Questa è la nostra Sicilia, il caldo, il calore. Ci sta anche questo, dobbiamo
continuare ad avere queste manifestazioni, magari più numerose la prossima volta, ma per tutti, per il piacere, per il valore dello sport, che tutto sia sempre in sicurezza per come avete organizzato. Avete la scelta di alla fine di mettere la prima batteria e la seconda batteria nasce proprio da un discorso di sicurezza. Sì, e poi riunendoci qua con il direttivo, vedendo il percorso era abbastanza tecnico, c'erano delle curve, c'erano anche parte, c'era il pavé, qualche buca, e essendo parecchi ciclisti si rischiava di fare qualche caduta ad abbassarsi, quindi abbiamo deciso di fare due batterie e va bene, dai, coraggio. Speriamo. Il tempo di uno start e stop veloce e ripartiamo immediatamente con quella che è la batteria sicuramente più avvincente, Riccardo, no? Sono più giovani. Io direi, Luca mi fa segnale, vuole... Dove andiamo, Luca? Ok, scendiamo un po' più giù. Scendiamo, non ci fermiamo. Luca... E allora... A caldo. Una battuta a caldo. Era convinto che poteva fare qualcosa. Purtroppo si è rotto il cambio. Niente, pazienza. Un problema tecnico, sì. Pazienza. Quindi il problema tecnico e quindi un po' di nervosismo ci sta, è doveroso, no? Gli imprevisti sono uno degli elementi, uno può pianificare il 90%, poi sempre quel 10%. Purtroppo le previste ci sono sempre nelle gare, o scoppio, se rompe la bicicletta, qualcosa. Comunque, sono contento lo stesso. Grazie mille. In attesa della seconda batteria, vediamo dove ci porta. Luca, tu mi raccomando con la Vespa tira in caldo, eh? Luca, chi? Non so se avete visto la prima batteria, sicuramente ora partirà la seconda. Ci hanno suggerito, ovviamente, quindi siamo qui per una battuta... È una bella corsa, abbiamo visto chi ha vinto. Luca Bunglano che è incontrastato. Niente, faceva sempre un passo. Sempre un passo. O il primo giro, o il secondo, o il ventesimo, tutto un passo. Bravo davvero. Ha tenuto una media impressionante, l'abbiamo visto proprio nel rush finale, abbiamo visto il tempo ed è una media che forse pochi possono tenere. Un bravo corridore. Portava una bella media. Si vedeva, aveva una bella gamba, però c'è un amico mio che gli può dare addosso. E chi è? Vogliamo il nome? Chi è questo amico? Posso dirlo? Posso dirlo? È Luca Faia. Cioè, è perché... Guarda che ha ricevuto un complimento per... È perché giustamente non correva, ma allora gli dava... Ma devo dire, una battuta ci sta, però Gianluca l'ha rimproverato anche con lo scooter, perché a un certo punto dice è più difficile andarci dietro con lo scooter... che è in bici, questo circuito è difficilissimo, però devo farvi i complimenti io sia a te e sia a Riccardo per quello che avete messo in piedi, una diretta veramente fluida, non è mai saltata, è stata... e ora ci godiamo ovviamente quella che è la batteria più complicata. Grazie ragazzi, grazie. Ok, scusate, eccoci all'appello, io guarda caso dove sto pensando. Eccolo. Così a Claudio. Sentiamoci anche quello che è l'appello. Oliva Dario. Valeria Sebastiano. Orlando Davide. Mannino Antonino. Conferente Gabriele. Morabito Guido. Infatti. Galabro Antonino. Foresta Vincenzo. Terranova Fabio. A posto. Abbiamonte Vincenzo. A posto. Lipira Ludovico. Campinato Mario. A posto. Pappalardo Giampaolo. Mario. Marco. Gerardo Antonino. Possiamo ragazzi,
forse. Aspettate, io mi vado a rimettere nella Vespa. Ok, ci possiamo risistemare, Luca. Possiamo. Aspetta un attimo, ok, abbiate pazienza, questi pochi secondi di immagini un po' sballate, giusto il tempo di sistemarsi sulla Vespa. Cercheremo anche in questa batteria di offrirvi quanto più stabile possibile le immagini in diretta. Ovviamente tutto può succedere, perché se, ci sono dei tifosi, sì, ci chiedono dove stiamo trasmettendo, già siamo in onda, andate su Facebook presso la pagina AXI Coordinamento Provinciale di Catania. Cercate AXI Catania e troverete la diretta. Però su Facebook, non in televisione. No, rimarrà sempre, il video ci sarà sempre, quindi la potete rivedere. Sì, sì. Abbiamo dato giusto qualche informazione tecnica. Anche la sirena ci ha accompagnato. Allora, ringrazio anche Alfio Rapisarda, ma tantissimi che veramente quest'oggi vi state collegando per seguire questa diretta. Grazie, grazie Alfio, veramente grazie di cuore per questo tuo commento. Ci tenevamo tantissimo a potervi regalare delle immagini quante più belle possibili. Ci stiamo provando, grazie veramente a voi. Saluto Gianfranco Coletta, Gaetano Loverde, Romano Alessandro, si è appena collegato Luca, quindi saluto, poco fa parlavamo di te Alessandro. Alessandro, sì. Romano e Gaetano Loverde, sì. Capitano della Previdenza. Ah, opposto, quindi abbiamo... Ok, io sono... quindi Gaetano Loverde. Che Gaetano, devi sapere che io ho Luca, il tuo vicepresidente oggi, qui accanto a me, che si è gentilmente offerto di fare l'autista, e ci siamo anche scippati il complimento di Gianluca Pullano. Attenzione, vedete che non è che è uno come chiede. Gianluca Pullano ha dichiarato a Tandem Sport, a caldo è più difficile in questo circuito guidare lo scooter che la bicicletta. Luca, oggi ti avessi da dare una coppa. Hai vinto la categoria, va bene. Si scherza naturalmente, ma il bello anche di queste messe in onda che Tandem Sport vuole offrirvi anche una diversità, non essere troppo seriosi ma dinamici, allegri, e quindi eccovi a voi nuovamente le immagini. Stiamo aspettando lo start di questa seconda batteria. Ricordiamo che a inizio gara si poteva ipotizzare un'unica partenza, poi invece, diciamo, dalla direzione gara si è deciso di dividere in due. Ancora qui oggi pomeriggio. Oh, salutiamo anche il presidente della Libertas, Marco Compagnini, che ci scrive, aspettate che riprende grande Tandem Sport. Ciao Marco, un saluto anche a te qui direttamente dal circuito di AXI Catena. Siamo pronti col nostro Vespino per mettere in onda anche questa immagine della seconda batteria, questa on under 45, quindi andremo a filmare ora i più giovani. Vediamo già davanti Mendolaro, Spambinato, Oliva, ma nulla togliere a tutti gli altri, ma comunque i big, c'è anche Nicosia, veramente i Oliva. Pezzi Oliva o lo ha anche detto, sì, Terranova, comunque sono tutti, c'è un bel numero qui, attenzione, quindi lo spettacolo sicuramente non mancherà. Tu come la vedi, Luca, questa corsa? Andrà a finire con una fuga solitaria? Ma io credo di no, tu che dici? Secondo me ci sarà una fuga 5 a 6 di gruppetto. Ok, Luca Faia dice fuga 5 a 6. Sì, c'è pure Ciro Russo. Ah, quindi dai un arrivo in volata qui. Sì. Vedremo veramente. Ma perché è quasi impossibile fare una fuga qui? O sei superiore nettamente? Sì, sì. O non te ne puoi andare? È un bravissimo passista. Sì. Forte. Devo dirvi che veramente c'è una gara oggi molto, ma molto veloce. Vedremo un po' di ipotizzare, anche di vedere a gara in corso. Squadre numerose. Ah, lanciamo così una domanda a chi ci sta seguendo, siete veramente in tanti, vi continuiamo a ringraziare. Pippo Spinnato, Maurizio Barbagallo,
Bruno Forzese, Giovanni Milone, comunque veramente grazie per tutti coloro che vi siete collegati. Chi di voi, secondo, diciamo, chi per voi andrà a vincere questa batteria, questa seconda batteria? Abbiamo detto che c'è Spambinato, Oliva, Nicosia, Mendolaro, poi Luca? Terranova, vai, dai, i nomi già l'abbiamo detto. Sì. Vediamo, secondo voi chi? Avanti, buttiamo un pronostico. Se ci sarà un arrivo in solitaria e di chi? Fate un pronostico, vi chiediamo questo. Oppure se ci sarà una volata finale, in quel caso la corsa è tutto l'opposto, sì, naturalmente. Quindi vedremo un po'. Ma ti conviene anche spegnere, perché forse c'è qualche ritardino, quindi... Sì, c'è qualche... No, perché c'è sempre lo sta bene dei vigili urbani che fanno il giro di prova. Comunque il Paternò è un superiore numerico. Paternò, sì, bravo, bravo Luca, questa è un'osservazione... Se la puoi giocare. Sì, sì, questa è una bellissima osservazione che hai fatto, perché effettivamente sì, stiamo vedendo che l'Iron Bike ha un grandissimo gruppo. No, Ramacca è in due credo che sono... La Pro Bike Ramacca, ma Privitera Bike 2, quindi diciamo che i favoriti a livello di numero, quantomeno per un gioco di squadra, sì, e stanno a giocare bene. Sì, partono favoriti e i ragazzi, capitano, quindi si è gestito. Sì, i ragazzi dell'Iron Bike. Aspettiamo qualche minutino. Sì. C'è qualche piccolo ritardo, però che ben venga per quello che potrebbe essere la sicurezza. Moto del giudice di corsa si accende, quindi ci siamo quasi. Ecco il giro di formazione, chiamiamolo giro di riscaldamento, anche se sti ragazzi già sono ben caldi, quindi. Allora, riprendiamo le immagini live qui da Cicatena. Per quello che è il primo giro controllato, chiamiamolo così, giro controllato. In questo momento ci troviamo dietro al gruppo, credo che sono un 27 se non ricordo male i corridori di questa seconda batteria, e infatti sono tutti qua. Noi Luca abbiamo trovato il ritmo, quindi credo che quest'volta non ci rimprovera. È lo stesso ritmo di quello. Dovrebbe essere più indiavolato, sì, stando ai nomi che ci sono qua dentro, perché ragazzi, chi sta seguendo, vi posso garantire che nonostante, ecco, bravo Luca, è cascata una burraccia, la togliamo da circo. No, scendi tu per favore, sì. Io non la reggo, sì. Luca, ce l'hai tu la Vespa, eh? Sì. Ok, vabbè. Che abbiamo tolto una borraccia pericolosissima dal centro della strada, quindi ci siamo dovuti fermare. State tranquilli che ora andremo a riprendere, magari ci rifermeremo lì per farci nuovamente sfilare e seguire da dietro all'inizio e anche come si svolgerà questa corsa, e poi vedremo. Sì, è più fresca, sì. Luca ci puntualizza, sicuramente non c'è la stessa temperatura che c'era a inizio, perché veramente caldo ce n'è. Già, ma meno male che è così. Sì, insomma. L'estate la volevamo, l'abbiamo desiderata, ora ce la prendiamo. Eccoci, noi ci stiamo andando a posizionare. Nuovamente ci fanno le smorfiacce. Da bordo strada, ok, rimettiamoci nuovamente in posizione, così ci vediamo questo primo passaggio. Cercheremo durante questi giri di poter offrirvi da vicino i contenuti di questo secondo trofeo a Cicatena. Sì, lo sappiamo, sì. Ma voi non sapete, ci stanno addirittura rimproverando che siamo troppo avanti, senza sapere che ci siamo fermati per togliere delle borracce. Non ti sentono, Vito, perché ho il microfono ad archetto. Troppo avanti.
Vito Riggio come sempre presentissimo anche oggi a dare con la sua presenza energia anche, perché Vito poi anche questo. Ok, teniamoci pronti. Vito, se ti sposti ti ringrazio, grazie. Vito, quando si tratta di corse non c'è potenza umana, ma non guarda in faccia a nessuno, neanche ai suoi. Ecco la moto che sta salendo, la moto con il giudice di gara, quindi attentiamo perché stanno per arrivare. Così ci vediamo questo primo passaggio. Ecco il primo giro ufficiale, sta per partire la seconda batteria under 45, questo che è il secondo trofeo AC Catena per il circuito AXI provincia di Catania. Ecco tutti i ragazzi che sono passati, si parte alla grande, è partita anche la seconda batteria. Cerchiamo un po' di capire. Luca, io ti chiedo solamente di darmeli sempre alla mia sinistra, quindi di mantenerci noi a destra, in modo tale che non faccio troppo cambio di direzione. Ecco il primo vero giro, cioè i ragazzi stanno iniziando a spingere. Questa curva, ormai io me ne sono innamorato. Da un punto di vista dello spettacolo è la fine del mondo. L'intuizione anche di Luca Faia, che ha cambiato il mezzo offrendoci anche un parabrezza, quindi penso che anche poco vento state sentendo, nonostante che stiamo viaggiando 50-60 km orari. Allora, proviamo ad avvicinarci un po'. Ecco già, ecco, andiamolo a prendere se possibile. Luca, con attenzione naturalmente, Luca mi sta dicendo che già c'è un corridore dell'Iron Bike che è scappato, una piccola prima fughetta. Vediamo, decide di fare il resto del gruppo che ancora controlla a vista. Mendolaro, mi dici Luca? Si tratta di Spambinato, ah, Mendolaro fa il tappo. Ok, Spambinato, leggera fughetta, preso una decina di metri. Mendolaro pronto con il tappo per mantenere a bada il gruppo. 22 giri ancora, ci separa la conclusione di questa seconda batteria. Qui Tandem Sport tantissimo per darvi le immagini in diretta di questo secondo trofeo di AC Catena. Eccoci nella coda del gruppo. Due corridori a chiudere il gruppo di questa seconda batteria, un atleta della Privitera Bike e della Pro Bike. C'è già anche stargli dietro, anche nelle ultime posizioni, io credo che non è un gioco da ragazzi. Fase di studio, sì, stiamo percorrendo quello che è il secondo giro, ancora credo commento su tutti gli altri. Esatto, esattamente, ancora non è cambiato nulla credo Luca. È oliva a ruota. Proviamo a risalire un po' Luca se è possibile, così da stare anche un po' più vicino. Esce Ciro Russo, perdonatemi, della SD Team Barbagiannis. Sì, è qua in fuga. Sì. Esce Ciro Russo avanti, ma non si. Sì.
ancora collegati qui con le immagini della seconda batteria. Un saluto a tutti coloro che siete collegati e state vivendo insieme a noi delle immagini del gruppo, assolutamente compatto adesso si può dire, sì. Ovviamente non era proprio una fuga, ma era così un po' di vantaggio, prove tecniche, sì, anche per vedere chi si aggrega, chi si aggancia, sì. Opla, c'è stato un lungo di alcuni ragazzi, però nulla di che, non è successo niente, quindi tranquillizziamo anche tutti coloro che stanno seguendo. C'è stato solamente un lungo, non perdiamo troppo la testa, Luca, perché sennò poi sarà difficile far vedere a chi ci sta seguendo, e sono già in tantissimi. Seconda batteria, quindi lungo, eccolo l'ultimo rientrato, tutto a posto, ce n'è un altro dietro, attenzione Luca, facciamo passare, ok, ci sono tutti, solo un lungo nella curva, in una curva molto difficile, ma credo ancora proprio perché sono molto compatti. La bike, noi proviamo a risalire, saliamo a cercare di riprendere. Ancora eccoli, ancora sono tutti qui. Si vede che era una batteria completamente diversa, stanno anche ai nomi di chi quest'oggi è presente. Sicuramente c'è molta più competizione tra questi corridori rispetto che nella prima batteria. Nulla togliere sempre anche agli altri, ci mancherebbe altro. Ragazzi, siete tutti importanti per questo sport, però diamo al Cesare quel che è di Cesare. Chi? Gabriele Russo rientra in gruppo. Velo 2.0. Ok, della Velo 2.0 che salutiamo. Anche... scatta Claudio! Dovuto uscire, ma ve l'abbiamo fatto anche vedere. Sì, sì, iniziano un po' a darsi bagaglio di squadra, che come si comporteranno anche al centro gruppo. Ecco Claudio che già ha preso un po' di metri, ma sono sempre delle stuzzicate, ecco tutto qui, no, degli spezzacampi. Anche se di tutto può succedere, ecco. Beh, che ci ritoffiamo tutto in pieno basolato che è in discesa. Poi si cambia asfalto e poi si risale, veramente ci vuole coraggio, Luca, cavolo. Ci vuole assolutamente coraggio. Sopra cosa sta succedendo? La moto la vedo avanti, quindi ancora sono tutti qui. Claudio Nicosia ha ancora qualche metro di vantaggio, ma tra un po' verrà ripreso. Attenzione qui, ragazzi che si stavano toccando, ma nulla di che. Prova a salire un altro po', Luca, prova a salire. Ci manteniamo sempre sul lato destro. Ok. Eccoci che quest'altra piena curva. Claudio che ancora a qualche metro. Ecco appunto quello che dicevamo, che oggi andare in fuga è veramente difficile. Quindi complimenti a Gianluca perché ha sancito proprio una corsa tutta in fuga, guarda caso, guarda che paradosso, però quando c'è la condizione c'è proprio da fare. Nicosia che sta iniziando un po' a tirare, lo vediamo sempre lì, gruppo però che lo tiene sotto controllo, assolutamente sotto controllo. Vuol dire a bagnomaria. Sì, a bagnomaria? Vabbè, concediamoci questo... questo sì, parlando. Allora Luca, ti chiedo se possiamo veramente avvicinarci al gruppo, diciamo, dei migliori, quindi al gruppetto proprio nelle prime posizioni.
per cercare anche di far vedere a chi ci sta seguendo. Ci proviamo ragazzi, ci proviamo. Risaliamo. Veramente finissimi. Eccovi qui il gruppo di test. Meglio di questo, ragazzi, inquadratura. Mi scrive qualcuno, saluti a tutti, bravo Riccardo, credo che è Daniele. Sì, Daniele Salemi, che lo saluto. Ciao Daniele, grazie. Un abbraccio anche a te, un ringraziamento perché ci stai seguendo anche. Ecco che si spara. Si forma un gruppetto. Anche chi è o chi sono. Luca, mi dai una mano, ma in questo momento è un po' difficile anche mentre il lato destro. Pappalardo in testa insieme, credo ancora con Claudio e sì. Abbiamo Antonio qui, ci facciamo passare. Ecco Antonio Mendolaro. Sì, si è dissetato anche. Ha avuto il tempo di sorseggiare un po' d'acqua. Ecco, ci lanciamo nuovamente questa piccola discesa e risaliamo. Il gruppo ora si è allungato, non è più compatto. Cerchiamo ora di fornirvi come sono gli aggiornamenti anche nella testa del gruppo. Dietro siamo liberi, quindi puoi stare tranquillo. Luca, risaliamo, proviamo a spingere un po' e passiamo, così ci passiamo. Risaliamo anche con Mendolaro, che sta recuperando. Ricordiamo che ha solamente un po' preso qualche metro, ma nulla di che per un atleta come Antonio, giustamente. Grazie anche per i messaggi che ci state scrivendo in diretta. E un ringraziamento a tutti coloro che stanno partecipando. Dimmi Luca! Dall'occhio visivo, ma adesso è qui tutto davanti a noi, spampinato davanti. Sì, vabbè, tutti qua, sono nuovamente tutti qua, tutti piccoli tentativi anche di... Sì, ecco qua i ragazzi che imbostano questa chicane, curva sinistra, destra e poi una curva molto stretta che ci porta poi in discesa e poi nel rettilineo di arrivo. Come vedete ragazzi, proprio potete cronometrare anche da casa, questi giri sono velocissimi, nemmeno il tempo di passare l'axi, che nuovamente siamo di nuovo là. Un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, all'amministrazione locale che ha dato un proprio contributo come forza attiva nel presidiare quelle che sono tutte le traverse, e su questo veramente non si discute, è tutto organizzato alla perfezione. Naturalmente un ringraziamento va alla Ciriale Sacra, così come anche al coordinamento provinciale AXI Ciclismo di Catania, con il suo coordinatore commissario Alessandro Di Stefano, che lo ringraziamo doppiamente anche per averci dato la possibilità, come Tandem Sport, qui di raccontare la corsa, queste bellissime immagini. Occhio Luca, picchini B1 l'acqua, magari andare. No, sto scherzando, così la posizione è perfetta, stiamoci così Luca, non perdiamo questa distanza anche con il gruppo, perché è perfetta. Sì, abbiamo trovato il giusto compromesso. Parte, bravo Luca. Sì, però sono tutti qua i ragazzi, quindi chi sta seguendo la corsa, questo è il gruppo compatto di testa. Ora c'è Mendolaro che prova un po' a sfilare da destra, l'avete proprio visto nelle immagini. Ecco che Claudio Nicosia prova di nuovo, ha proprio dato
uno sguardo al suo compagno di squadra Dario Oliva e con un cenno, ecco Russo, Russo che parte sulla destra, si prova a riagganciare, Gabriele Russo della 2.0, Gabriele Russo della 2.0 anche, vabbè, di nuovo tutti lì, quindi sì, tutti lì. Rituffiamoci nuovamente in questa discesa con queste immagini che vi stiamo offrendo direttamente da ACI Catena per l'omonimo secondo trofeo. Ricordiamo che Tandem Sport rimarrà a collegamento aperto ininterrotto fino alle premiazioni, poi proveremo naturalmente ad avere i contributi audio di quelli che sono stati gli organizzatori, le istituzioni locali e poi anche il protagonista di questa seconda batteria. Risaliamo Luca, visto che abbiamo questo spazio sulla destra, eccoli qui i ragazzi, nuovamente il gruppo combatte. Devo dirti che no, però ho notato che dall'altra parte c'è sempre il tentativo di scappare, quindi quell'interesse di arrivare poi anche qui più soli possibili. Oppla, è scappata una borraccia, lasciala stare Luca, lasciala stare, non possiamo purtroppo fermarci, la riprenderà. 15 giri alla fine per chi ci sta seguendo, siamo arrivati al 15esimo, 15 giri mancano. Scatto di Nicosia, ecco di nuovo, ecco, e questo è il punto, proprio questo punto Claudio lo sente, questo atleta della Pro Bike Ramacca, Claudio Nicosia, che prende sempre qualche metro, ma Mendolaro, se non lo vedo male, giusto Luca? Sì. Gli sta già a ruota. Sfambinato. Ok. No, dietro siamo liberi Luca, quindi non ti preoccupare. Sì, c'era qualcuno, ma credo che si sia fermato, eh. Per un altro passaggio, la tua sensazione Luca che stai guidando il mezzo? Io credo che stiamo andando più veloce rispetto alla prima, perché sì, me ne accorgo dei passaggi proprio che sono uno dietro l'altro, sì, anche se comunque a mio modo di vedere fare giro su giro questo rettilineo che è in falso piano fa male alle gambe, quindi ecco Pappalardo. Già Pappalardo, un gruppo che già si comincia a spezzare, parte Oliva e Russo al dietro Oliva, sì, dietro è rimasto Nicosia con Mendolaro, giusto questa volta, sì. Tredicesimo giro. Sono quelli che mancano, 14 giri al termine per questa seconda batteria qui al secondo trofeo ACI Catena. Sì, proviamo a riavvicinarci, ecco già che si è spezzato, ci sono corridori già in avanti. Vediamo se da questa prospettiva un po' riusciamo a capire, voglio forzare un po' il gas a Luca, però ragazzi in questo momento è una fase dove ci siamo imbucati anche tra vari gruppetti, quindi dobbiamo anche stare attenti. Vediamo la mia paura. Sì. Risaliamo, proviamoci dai Luca a riprendere un po' quella che è la testa. Siamo due ragazzi della prima,
Rieccoci qui, c'è Davide Orlando, Davide Orlando della Pro Bike. Qua c'è Davide. Rieccoci. Adesso c'è proprio quasi uno stop, sì, infatti. Risali Luca, risali, approfittiamo di questo stallo. Che ragazzi, controllando. Nuovamente tutti qui, gruppo compatto, gruppo compatto. Pappalardo, ma c'è di nuovo questo ennesimo scatto di Spampinato a Ruota Oliva. Mi sa che proprio loro due se lasciami passare il tema, hanno un conto in sospeso rispetto alla domenica scorsa che li abbiamo visti tutti e due, amicissimi entrambi, ci mancherebbe altro. Però quando poi si sale sulle bici, ognuno indossa il completino della propria squadra, è chiaro che l'agonismo è inevitabile. Ecco qui proprio, ecco qui con le immagini. Ok, l'Iron Bike, sì. Quindi Iron Bike che fa da padrone anche un go, come dire, come numero, almeno ha il numero più grosso oggi dei propri atleti all'attivo. Fantastico come si piegano qui i ragazzi. Come? Sì, c'è un atleta dietro, ma ora noi ci mettiamo sempre sulla destra e non c'è problema. Questa volta proprio non c'è neanche il tempo di fermarci, ve la stiamo facendo godere tutta live, tutta dal circuito, perché sono talmente veloci i passaggi che non ne vogliamo perdere neanche uno. Sfila Davide, Luca, vai tranquillo. Vai Davide. Sì. Sì, finora. Si viaggia, sì, ragazzi, si viaggia. Giovanni Cappello ci scrive si viaggia, altro che se si viaggia. Intuizione perfetta, Giovanni. Dodicesimo giro. 12 giri al termine. Vediamo che anche i compagni di squadra, anche a bordo strada, lanciano un po' d'acqua perché il caldo c'è. Ragazzi, il caldo c'è. Anche Carmelo Occhione si è nuovamente appena collegato, lo salutiamo qui da Aci Catena con le immagini. Chi si sta collegando ora, ricordiamo che la redazione Tandem Sport sta curando la messa in onda di tutta questa manifestazione ciclistica organizzata dalla Cereale Cycling Maxi Ciclismo, provincia di Catania. Ecco, Spampinato davanti che fa l'andatura, già da qui si può anche un po' intuire che sì. Ringraziamo anche Salvo Giovanna, chiedo scusa, non riesco a leggere il cognome, ma vi ringraziamo anche per il messaggio, Artale, se non leggo male. Grazie del bellissimo messaggio che ci scrivete, grazie a tutti voi che siete collegati. Quindi stavamo dicendo, gara finora molto controllata, però un pronostico per l'Iron Bike, almeno da un punto di vista numerico, possono veramente oggi fare la differenza, ma la Pro Bike è lì davanti, presente, quindi si rinnova anche questa domenica questa sfida tra ASD Pro Bike, la Macca, Gianluca, veramente un grandissimo atleta, un uomo eccezionale. A Gianluca lo avremo domani Tandem Sport, pagina Facebook FT, ecco, redazione Sport. Parte nuovamente Pappalardo con Nicosia che spinge nuovamente. Nicosia ne ha oggi e lo vuole dimostrare. 11 giri al tempo, sta veramente volando e prendendo sempre più forma. Sì, ecco che Dario sta controllando, Dario sta cercando di controllare. Mendolare,
guardando qui nei nostri schermi, e lo prende sistematicamente Claudio. Ragazzi, questa è una bella corsa. Quando è così il ciclismo amatoriale, anche per voi, io penso che Russo si riaggancia. E siamo lì, siamo sempre con loro. Sì, sì, siamo sempre con loro. Riagganciamoci al gruppo, ci rituffiamo. Immagini stabilizzate, poi te la rivedi la diretta, Luca, eh? Certo. Quantomeno rivivi come complimenti a Luca Faia, che non mi sta per nulla creando paure nel come sta guidando il suo mezzo. Mendolaro crede a ruota, giusto? Sì. Adesso si può dire fuga, una piccola fuga, ma pur sempre lo è. Ci scrivono Forza Italia, sicuramente ci sono anche le partite dell'Europeo, però. Ecco. Sì, credo che c'è una svolta adesso, ragazzi. C'è Nicosia e Mendolaro che adesso un po' di vantaggio l'hanno preso. Approfittando anche di questo momento anche qui dietro di controllo. Sì. È partito questo duetto, però spingono di nuovo, spingono, sarà difficile, sì, Russo dietro Terranova che rilancia l'azione del gruppo inseguitore, che giustamente se non spingono, sì, certo, però è anche il momento che... Ecco, già vedi che Nicosia con Mendolaro sono andati via, sono andati via, non li vedo neanche nella doppia curva. Adesso è il momento anche, forse ci possiamo anche fermare dopo il pallone dell'Axi, così vi facciamo vedere anche il distacco, perché andarli a riprendere e sorpassare... Anche se non è... c'è adesso, se rilanciano in salita anche Terranova, però vedi che non ci sta, anche Terranova non ci sta. Sì, ragazzi, comunque si sono spremuti già per questi giri, quindi è arrivato il momento. Adesso chi ce ne ha, ora la metrica tra la fuga. Ok, oh no, possiamo continuare se vuoi, Luca. Sì, siamo nei primi, Salvo, siamo proprio tutti qua, questo è il gruppetto di inseguitori, e poi davanti abbiamo Nicosia, quindi non siamo proprio distanti, è tutta qui. Siamo proprio con i gruppi, questi non sono doppiati, ragazzi, per chi sta guardando la corsa, qui siamo con il gruppo degli inseguitori, e che ti posso dire, 30 metri diciamo, sì, Luca, 30 metri, sì, ecco, non so se riuscite a vedere, ma 30 metri avanti c'è Nicosia con Mendolaro, eccoli lì, siamo qui ragazzi, siamo proprio con il gruppo di testa. Sì, devo dire. Questa è una bella gara, questa seconda batteria. Sì. Si somiglia agli atleti. Sì. Ribadisci, Luca. Diciamo c'è più omogeneità tra la qualità dei corridori, quindi c'è più bagarre, più spettacolo. Terranova avanti per quello che è il gruppo degli inseguitori, Luca che mi conferma, della Privitera Bike che anche qui, come dire, da solo, naturalmente proviamo a risalire per cercare di offrire quando da più vicino le immagini. Ecco, con il gruppo proprio 30 metri più avanti, ma li vedete, ragazzi,
li vedete che sono sono 30 metri avanti Nicosia con Mendolaro, tutto il resto a ruota qui. Anche un po' di pubblico che accosta, salutiamo anche la FT Redazione Sport. Era a bordo campo, se fosse calcio naturalmente. Sì, sì, scusatemi, perché con Ciccio naturalmente curiamo tantissimo calcio, dilettantissimo, ma a bordo strada, dai. È giusto il gergo, Luca, nel ciclismo? Ora si controllano perché fate una nuova, ha tirato per colpire a tutto. Ok. E quindi è probabile che adesso la fuga, sì sì sì, ha preso già un po' di più. Ancora qui con, sì, con i ragazzi inseguitori, adesso la fuga ha preso già diversi metri, già loro sono, hanno completato la chicane, noi stiamo iniziando la curva, ecco. Terranova non ci sta, però devo dirti, Luca, che si è spremuto già fino all'osso, eh. Poi ricordiamo, in questo gruppetto è solo ancora in superiorità. Sì. 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 E siamo nuovamente nel rettilineo. Vedendo la corsa qui, dando assistenza ai compagni. Proviamo a salire, Luca, se è possibile. Sì. Allora, qualche giro fermiamoci, guardiamocelo da là sopra, al solito posto, così ti faccio riposare anche un po', Luca, che penso che anche le tue braccia. Facciamo qualche passaggio da qui. Siamo a 7 giri ancora dal termine. Godiamoci anche un po' qualche immagine. Oh, scusami Luca, ecco, così vi facciamo vedere anche da qui qualche passaggio. Anzi ridò la linea a Francesco Tardo della FT Redazione Sport. Devo dire che questa gara sicuramente. Allora, intanto Riccardo, devo dire che questo è più difficile da seguire, e il livello di difficoltà si innalza, perché comunque all'interno di questa gara ci sono veramente tantissimi, si fa fatica a capire chi è il migliore, perché sono tutti lì davanti, il gruppo sembrava che ogni tanto si stesse spaccando in due, invece è rimasto tutto congiunto. Io penso che si arriverà in volata, tu che ne pensi? Abbiamo pronosticato appunto una volata, perché con Luca abbiamo constatato che c'è veramente tanta omogeneità tra i vari corridori di questa seconda batteria, anche se c'è questo duo Mendolaro-Nicosia che si cercano, si continuano a battagliare, quindi la sfida è anche qui. Secondo me Mendolaro e Nicosia possono avere una chance di arrivare insieme e fare una volata, chissà, vediamo. Tanta strategia di gara, tantissima, un circuito tecnico dove stanno provando a sfiancare l'uno all'altro, ma vediamo che penso proprio, ecco, vediamo questo passaggio, che diventa fondamentale. Non è il gruppo di testa assolutamente, Riccardo, quindi abbiamo altri 10 secondi per ritrovarci il gruppo, che poi se la vedrà fino alla fine. Circuito veramente entusiasmante, e pensare che la seconda batteria voleva quasi quasi disertare tipo questa gara. E qui, e qui, e qui, il gruppo di testa della gara. Da sottolineare, io vedevo tutti e tre, sfrecciare. Iron Bike e Pro Bike, Francesco, sì, ti dicevo poco fa, non so se ti sei accorto, c'è una supremazia intanto numerica dell'Iron Bike, che oggi può fare sicuramente la differenza, perché più sono e meglio è. Però devo dirti che la Pro Bike sta sempre lì dietro a controllare un po' tutti, ma l'Iron Bike oggi hanno un bel numero per poter fare una differenza.
Riccardo, non si sono mai scollati invece da questa diretta i nostri follower? Io sono rimasto basito dal numero di follower, è la prima diretta di Tandem Sport Live, Virtual Real TV e FT Redazione Sport, per quello che poi sarà il racconto di domani, del lunedì. La puntata si è costruita oggi in maniera diversa rispetto alle altre settimane, visto che siamo qui ad Acicatena ad assistere a questo spettacolo dal vivo. E poi la cosa che hai detto tu poco fa mi ha colpito, perché ascoltavo le parole e poi a bordo strada, quindi avevi detto a bordo campo, però io ti correggo, sì. E questa volta è giusto che sia così, a bordo strada tanta gente, anche a temperatura proibitiva, però il caldo io non lo sto soffrendo più, mi sono quasi quasi abituato, l'adrenalina sale, l'effetto della gara è più bello del caldo, direi. Ti posso garantire che nemmeno loro lo sentono, e sono sulle bici, sono sicuro che non lo sentono proprio, perché talmente poi si concentrano. Ecco un altro, l'altro passaggio, a te il microfono Francesco per questo ulteriore passaggio. I due gruppetti, io alla fine penso che questo gruppetto verrà doppiato dai protagonisti della gara, li stanno quasi raggiungendo, mancano ovviamente 6 giri all'arrivo, stiamo per prendere il gruppo di testa, lo vedete qui davanti, dove se le stanno dando di santa ragione. Riccardo, si scende a tutta e si sale a tutta, ma non tanto, perché si potrebbero ricongiungere. Strategia o secondo te è una gara? Sì. Stavamo proprio commentando questo, Mendolaro si è staccato un po' dalla testa del gruppo, è una strategia oppure questa gara è difficile veramente, come avevo detto prima, Pullano, perché è detto un circuito proibitivo, difficile, stancante, si va a tutta, perché poi scende a tutta, sali a tutta, scende a tutta, sali a tutta, è una difficoltà pazzesca. Poi il caldo la fa da padrona, però devo dire che i ciclisti sono assolutamente abituati. Noi ci stiamo divertendo qui a commentare quella che è la prima di Tandem Sport Live all'interno della pagina del Comitato Provinciale di Catania Axi Ciclismo. Possiamo ringraziare per la fiducia ovviamente di Stefano, e certo, perché lui che insieme a tutto il suo staff, organizzazione difficile, anche perché ricordiamo che all'interno di questa domenica c'erano altre due gare di altri enti promozionali, e questo magari ne parleremo domani, ci focalizziamo dentro a quello che è il circuito cittadino di Acicatena. Ormai Riccardo, che facciamo? Seguiamo gli ultimi giri in maniera statica o vi farete l'ultimo giro poi live all'interno? Direi di ridarmi il microfono, perché rifacciamo qualche giro e poi ci rifermeremo di nuovamente qui insieme a Francesco per quello che è poi l'arrivo. Riccardo, ci vediamo dopo, dai, buon giro. Grazie. Luca, preparati che risaliamo. Collegati con le immagini, riproviamo a riprendere anche... ma Luca dov'è? Dov'è il mio autista, Luca? Luca, possiamo andare? Facciamolo qualche giro, sì. Adesso ci stiamo preparando per... anche due giri nuovamente lungo tutto il circuito e poi ci rifermeremo per quel. Luca, se vuoi possiamo andare, facciamo un altro giretto, ma se chiedi altri due giri precisi, poi ci risistemiamo nuovamente qui, aspettiamo ormai il gruppo di testa, Luca, sì. Anche più centrale se possibile, Luchetto, sì, così da dare una prospettiva migliore a chi che è collegato con noi, anche più avanti, no, più avanti dico, Luca, sì. Ok, fermo qui, grazie. Opa, aspetta. Ok, nuovamente così. Ah, siamo bene, sì. Facciamo allora solo un giro e poi ci riposizioniamo, va bene? Così per dare gli ultimi diciamo istanti, che comunque siamo a 4 giri dal termine. Luca, ci siamo ritrovati qui fermi come all'inizio.
avevamo preventivato comunque una corsa completamente diversa rispetto a meno questa batteria rispetto alla prima, ed è stata veramente così. Credo che ormai comunque i giochi sono fatti, quindi questa battaglia è tra Iron Bike e Pro Bike Ramacca, quindi Paternò e Ramacca. Parte Nicosia di nuovo. Parte Nicosia, no, ma sono tutti qui, sono tutti qui. Ok, abbiamo Spampinato, Oliva, Nicosia. Vabbè, andiamo a vedere, Pappalardo, ok. Poi il resto ragazzi sono doppiati, sono tutti qua dentro. Proviamo di stare più vicino possibile. Sì. Ok, rieccoci qua. Ecco, qui ci sono i primi, Pappalardo, Nicosia, Oliva, Spampinato. Ma è rientrato Mendolaro come un missile? O mi hanno fatto gli occhi, Luca? Io credo che... Sì, è rientrato Mendolaro. Allora Luca, andiamoci a riposizionare nuovamente qui, perché io ho paura che ci sia veramente un grandissimo colpo di scena per questo finale di questo secondo trofeo di AC Catena. Ora, se non ho visto mai, probabilmente in corsa. Li andremo a vedere ora. Oh. Risaliamo, risaliamo Luca, sì sì sì. Risaliamo, direi di fermarci perché ormai se ci vogliamo. Sotto l'arrivo, dimmi Luca, Terranova, sì sì, ci possiamo riposizionare, direi di non prendere più la Vespa, rimaniamo fermi, due giri al termine. Devo dire Riccardo che serve un mezzo più potente per stare dietro, dietro a loro. Sì, ho preferito fermarmi, proprio ci gustiamo quella che è ormai il finale della corsa qui. Da sotto. Quindi meno due, rush finale, gara che volge quasi al termine, possiamo metterci anche lateralmente se tu sei d'accordo. Puoi andare dovunque vuoi. E siamo qui in diretta, vi stiamo raccontando quello che è il secondo trofeo di AC Catena. Qui in diretta, live. Riccardo, sensazioni degli ultimi giri, chi secondo te può vincere alla fine questa gara? È importante ormai decidere anche negli ultimi due giri, non fare un pronostico però entusiasmare coloro i quali stanno seguendo la diretta qui da AC Catena, Tandem Sport Live, FT Redazione Sport e Virtuale Real TV per quello che è il secondo trofeo. Si prevede una volata, l'avevamo detto all'inizio, ve lo confermiamo anche ora. Ormai è quasi sicuro che ci sia la volata finale, ma dall'altra parte, se non abbiamo visto male, ma credo proprio di non sbagliare, credo che Mendolaro sia anche rientrato. Ecco il suono della campana. Il suono della campana conferma, vediamo l'ultimo giro. Riccardo, vai a stringere con le riprese. Riccardo, sono tutti attaccati. Mi sembra che c'è poco da commentare, c'è poco da dire. È stata una corsa da cardiopalmo, battito uno dietro l'altro, se le sono date di santa ragione in senso buono, non è che stiamo commentando, anzi, gara in totale sicurezza fino ad ora, lo possiamo confermare, entrambi le batterie, tutte e due
Serenamente, una gara svolta con tutti i requisiti. Sì, l'abbiamo detto anche in diretta, un applauso alle forze dell'ordine, hanno presidiato tutti gli incroci, non c'è stato nessun tipo di pericolo da questo punto di vista, e ti posso garantire, Francesco, che a queste velocità il sapere che le strade sono ben chiuse è una buona cosa. Ci mettiamo qui un po' lateralmente, Riccardo, proprio per permettere la volata di riprenderla. Ultimo giro, penso che siamo proprio, vediamo, il supporto tecnico della regia, sì, mi sembra che siamo qui al photo finish ce l'abbiamo tutti, vediamo chi è che taglia il traguardo, stanno correndo in maniera veramente pazzesca, la volata è qui. La volata è qui, alla fine se le stanno dando di santa ragione. Mendolaro stacca il traguardo, complimenti, è stata una gara all'insegna... Sì, ha vinto Mendolaro, complimenti a tutti i partecipanti. Mendolaro è arrivato primo, sì, l'ho detto in diretta a Riccardo, non avevo dubbi, quindi... Tutti bravi, complimenti a tutti, ma lui è stato un vulcano. All'ultimo una strategia pazzesca di gara, aveva perso il controllo della gara, ma quindi è uno stratega, Riccardo. Io l'ho visto che era anche abbastanza dietro, quindi complimenti ad Antonio che ha saputo recuperare, poi anche sfruttando dei tratti a lui a favore, perché poi giro dopo giro ogni corridore ha la contezza anche di dove può fare la differenza dal punto che lui sceglie. È rientrato come un missile, abbiamo anche le immagini perché lo abbiamo ripreso al momento che lui è rientrato, e poi ha meritato anche questa vittoria. Assolutamente, ricordo che oggi l'Iron Bike Paternò anche con il numero dei suoi atleti. Magari a incrociarlo, vediamo di rubargli subito una battuta a caldo. Io penso che invece ce l'abbiamo non dietro. E lì dietro? Mario stremato, ma penso soddisfatto. Quale tipologia di gara? A caldissimo, perché ancora penso siamo non nelle battute finali, ancora la tachicardia è a mille, però è anche bella questa parte, vediamo se qualcuno non ci distrugge e ci butta a terra, quindi una battuta a caldo. Ma una bellissima gara. Abbiamo fatto, penso che l'abbiamo fatto noi con la squadra dell'Eramacca, tutta la gara. Una gara molto tirata. Poi all'ultimo è rientrato Mendolaro, che è uscito dei ragazzi dell'inseguimento. Ci ha raggiunti e poi nel vasolato io e Pappalardo abbiamo avuto un piccolo guasto meccanico. Ce l'abbiamo giocata in volata. Una bellissima gara. Un bello spettacolo. Devo dire, volevo controllare che tipologia di media avevi, ed è anche 40 di media, devo dire, tanta roba, per 40 gradi 40 di media, sembra una barzelletta. Eh sì, in questo pomeriggio così caldo, si mette anche il caldo nel mezzo, ci vuole un po' di fatica in più, tutto qua. Penso che siano molto... feeling pazzesco, perché nel frattempo suggeriva qualche risposta, ma penso che sia quella l'idea. Caldo pazzesco, torrido comincerei a dire, però ancora ci aspettano mesi ancora più caldi. Sì, caldo si può sentire e fa la differenza. Noi abbiamo impostato la gara subito all'attacco per non prendere i rischi, perché il circuito è molto corto e ci sono tante curve, quindi abbiamo preferito impostare la gara all'attacco per fare un po' di differenza e giocarci alle 4-5 che abbiamo finito. E abbiamo finalizzato un buon lavoro oggi. Circuito tecnico senza recupero mai, a tutta sopra, a tutta sotto, non c'era un momento di sosta. Il gruppo sembrava staccarsi per poco, ma ricongiungersi, è stato sempre un gruppo incollato dall'inizio alla fine della gara. Sì, abbiamo fatto la gara con il gruppo che ci inseguiva per tenerlo sempre all'aggancio, per poi fare la differenza sul lungo, sugli scatti, perché il circuito è molto corto, ci sono molte curve, tanti rilanci e non si respira, cioè stai sempre a tutto.
meritatevi un po' di riposo, rilassatevi, noi continuiamo con quella che è la diretta, vediamo se becchiamo invece il vincitore della corsa, che penso che sia importante. Ma Antonio lo riusciamo a beccare? Qui è. Dov'è Antonio? Qui ce l'abbiamo e lo andiamo a incrociare. Lo andremo a incrociare. Vediamo. Blocchiamo. Ti blocchiamo. Dai. All'ombra, dai. Mettiamoci. Tutti qua dentro, ci mettiamo dentro. Ci mettiamo lì? Sì. Antonio? Antonio, ti rubiamo una battuta a caldo. L'abbiamo agganciato. Voglio capire un po' cosa è successo all'interno di questa gara proprio con il vincitore. Sì, assolutamente sì. Lo raggiungiamo subito. Nel frattempo qualche foto di rito, un selfie che non guasta mai. Difficile commentare. Innanzitutto complimenti per la vittoria da parte nostra. Tandem Sport oggi live, non ce l'abbiamo ai nostri microfoni, ce l'avremo domani ovviamente, visto che abbiamo Pollano, quasi sembra scontato, ma abbiamo anche Mendolaro. Abbiamo il piacere intanto di commentare quella che è stata una gara dall'inizio alla fine tiratissima. Io voglio capire perché a un certo punto della gara è strategia, ti sei staccato un po' dal gruppo, sembrava qualcosa di tecnico. Vi spiego, io domenica scorsa ho vinto, noi nella squadra o vinco io o vince lui, o vince lui, chiunque vince con questa maglia, noi abbiamo vinto, non c'è Antonio, non c'è Gaetano, non c'è Mario. Partiamo da questo principio, visto che io domenica scorsa ho vinto, io ho detto ragazzi oggi cerchiamo, siamo pochi, facciamo la gara tirata in modo da farla selettiva e di riuscire a portare via una fuga con maggior numero di noi possibile. Quindi io all'inizio ho speso tante energie, quando poi loro hanno iniziato a fare la gara ero un po' in difficoltà, ho dovuto prendere un po' di fiato e nel frattempo si era formata la fuga decisiva, che erano due Terramacca, Mario e Giampaolo. Io ero rimasto dietro con Calabro, ho tirato un po' di fiato, ho visto che la gamba andava, ho visto che quelli dietro erano comunque a tutta e loro erano sotto tiro. 3 anziché 2 è un numero ancora superiore ed è più facile metterci nelle condizioni di vincere. Sono riuscito a rientrare e poi nel finale ho provato ad allungare e mi hanno ripreso, ho controllato la gara fino alla fine pensando qualcuno di loro a ruota mia che mi uscisse involato, ho visto che non c'era nessuno, ho tirato dritto e ho vinto la gara. Sei stato esaustivo, come al solito complimenti. Vabbè, Fiatone, nel frattempo avevamo detto 40 gradi e 40 di media dicevano i tuoi compagni. Una gara col 40 di mezzo, quindi temperatura e complimenti ancora. Godetevi questo meritato relax, perché dopo una gara del genere la Coca-Cola ci vuole. Non fate come Ronaldo che la spazzate via a livello pubblicitario. State tranquilli, a motore. L'allenamento fa la differenza. Grazie mille e ci sentiamo domani. Alessandro, una battuta a caldo. Innanzitutto partirei da quella che è stata una gara esemplare in termini di sicurezza, l'abbiamo vista nelle due batterie, l'ultima batteria tirata dall'inizio alla fine, forse con lo scooter si faticava tra l'altro ad andarci dietro, abbiamo avuto più di 70 persone collegate in diretta e questo penso che sia un obiettivo già importantissimo per quella che era la prima uscita di Tandem Sport Live con FT Redazione Sport e Virtual Real TV. Ti abbiamo ringraziato per averci concesso questa straordinaria opportunità, è la prima volta che vedevamo le immagini stabilizzate, ferme all'interno di un circuito, forse si vede solo nel Giro d'Italia. Comunque io ringrazio a voi che siete venuti, che avete dato immagini a questa bellissima gara. Ringrazio l'amministrazione comunale, l'assessore e tutti quelli che si sono messi a disposizione per la riuscita di questo evento. Speriamo che c'è peccato per il numero dei corridori, ma purtroppo è caldo, sarà si sono spaventati la sabbia era nel circuito, questo e quell'altro. Però va bene così, dai, iniziamo e andiamo avanti. L'importante è stata una gara nella sicurezza. Si sono divertiti, perché ho visto che si sono divertiti, perché quando prendono le curve a manetta vuol dire che si stanno divertendo. Cadute forse c'è stata qualcuna, ma niente di grave,
però vabbè, ci sta. Grazie a voi, grazie a tutti e grazie soprattutto a tutta l'amministrazione di AC Catena che veramente ci ha dato modo di poter sviluppare questa manifestazione. Finalmente a bordo strada abbiamo visto anche delle persone, quindi i circuiti non sono più vuoti, c'era anche gente che ha visto la gara dall'inizio alla fine. Questo è il valore aggiunto che si può creare allo sport. E domani sera invece prenderemo altre argomentazioni che comunque sono sempre quelle più calde e argomenti comunque sempre dello stesso tipo, dello stesso principio. Lo anticipiamo magari per i più curiosi, ovviamente tre gare nella stessa giornata disturbano e creano sempre quegli squilibri che non vorremmo mai discutere, però siamo costretti ad affrontarli, ma li affronteremo domani. Intanto ci godiamo la premiazione finale, ringraziamo tutti coloro i quali sono stati collegati in diretta. Grazie intanto Alessandro, complimenti. Grazie a voi, ci vediamo alla prossima, dai. Penso di sì, nella premiazione. Ce l'ha Luca Faio. Luca Faio. Riccardo. E allora chiudiamo il collegamento. Vi salutiamo, ovviamente qui da AC Catena. Ricollegatevi tra poco per quella che sarà la premiazione finale e i saluti finali.